Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto e continuiamo questa sera un ciclo, perché ormai l'abbiamo definito un ciclo, denominato Studiare a Venezia, che è iniziato con un incontro che abbiamo fatto lo scorso anno, dove abbiamo fatto colloquiare, forse credo per la prima volta, biblioteche, archivi, fondazioni, ed è stato un incontro molto denso che ci ha portato a pensare di continuare questo filone. E oggi quindi parleremo di musei, che sono delle strane creature dove si mescolano tante competenze. Uno parla di museo e pensa subito all'arte, ma dietro c'è molto, c'è organizzazione, c'è politica, insomma tutta una serie di competenze che devono fondersi assieme. E io non voglio portare via tempo, mi piace solo leggere la definizione nuova di museo che è stata data dall'Assemblea Generale Straordinaria ICOM a Praga, e che lo definisce così: il museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale, aperti al pubblico, accessibili e inclusivi. I musei promuovono la diversità e la sostenibilità, operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Ecco, penso che non possa esserci una definizione migliore. Io chiudo ringraziando chi ha organizzato questo incontro, Tiziana Plebani, Mario Infelice, Paola Marini, e devo dire che spiace non ci siano i musei veneziani che comunque noi abbiamo invitato. Grazie e buon incontro. Bene, grazie al Presidente. Ecco, non sono Paolo Navarrodina, che è stato trattenuto da questione di forza maggiore, per cui assumo, Mario Infelice, sono a nome dell'Ateneo, assumo la presidenza di questo incontro e do subito la parola a Tiziana Plebani, per conto del nucleo organizzatore, per spiegare le ragioni di questo incontro a cui teniamo particolarmente. Grazie. Bene, grazie, buonasera a tutte e a tutti. Sì, l'ha già detto la Presidente dell'Ateneo, l'idea era appunto di proseguire nella questa idea di incontrarci a riflettere sullo stato della cultura in fondo a Venezia. Potrebbe essere un appuntamento annuale, no? Gli stati generali della cultura, e perché? Continuando questa idea che avevamo proposto di rilanciare Venezia come luogo di produzione della cultura e dell'innovazione culturale. E perché noi pensiamo che questa sia una delle strategie, non dico l'unica, per uscire un po' dal soffocamento che questa città vive per la pressione turistica. È l'unica attività che sembra prosperare, mentre invece si è perso quello un pochino, questa dimensione anche internazionale che aveva Venezia, di, appunto, di produzione di sapere, di luogo di elaborazione, anche a fronte di un patrimonio ricchissimo di istituzioni culturali a vario genere. L'altra volta appunto se ne è parlato, se per la prima volta si sono rimessi insieme,
l'Ateneo stesso ci ha invitato a magari focalizzare su alcune questioni più specifiche, anche per essere un pochino più, come dire, più produttive. Però l'idea è sempre quella di spingere, di stimolare i singoli istituti a creare reti e collaborazioni in modo da affrontare con più risorse, con più anche analisi e prospettive, ma anche strategie economiche, perché il periodo non è facile, quindi essere in una rete più forte può aiutare a superare meglio le difficoltà del presente e del futuro. Allora, questa volta abbiamo deciso di focalizzarci sui musei, e comunque non continuando il legame con l'altra volta, nel senso il museo come luogo di ricerca, perché senza ricerca un museo non può offrire una qualità di proposte all'altezza. Senza ricerca, lo sappiamo, i funzionari, chi lavora dentro, l'aggiornamenti, insomma, non può, la produzione viene sicuramente, risulta insomma svantaggiata. Quindi abbiamo pensato di dedicarci al tema dei musei, proprio in questa relazione con la ricerca, ma anche col tema della loro governance. In una città come Venezia, ma è vero che questo problema lo vivono tutte le città d'arte, perché qual è il problema? Il problema è che il turismo rischia di schiacciare l'offerta, di banalizzare l'offerta culturale, perché il pubblico che si rivolge al museo è diventato molto più ampio di una volta, molto diversificato, è anche difficile da individuare. Allora, quali sono le proposte che vanno bene a tutti? No, è anche difficile il rapporto, quello che chiede la convenzione di Faro, che sottolinea il ruolo dei musei rispetto alla collettività, alla comunità, come luoghi identitari. Ma qual è la comunità che noi immaginiamo rispetto alla produzione di un museo, all'offerta di un museo? Le stesse riflessioni della Convenzione di Faro, l'avete appena sentito, fanno parte delle istanze di ICOM, della nuova definizione dei musei. Quindi luoghi identitari, luoghi del patrimonio che però anche riguardano la partecipazione dei cittadini alla vita di questa istituzione, no? Quindi questo nesso così importante. Ecco, un documento della Regione Toscana, proprio sul tema del ruolo odierno del museo, si intitola, mi ha colpito molto ironicamente, con una frase che sintetizza il peggior risultato che può avere una politica culturale museale, cioè: guarda, consuma, dimentica. Cioè, entra e poi, insomma, non... Invece qui abbiamo chiamato per aiutarci in questa riflessione l'esperienza delle gallerie dell'Accademia, quindi appunto come ponte tra un grande museo e la sua, questa città le aspettative di una città internazionale, ma anche molto frequentata, e poi come stimolo alla riflessione anche nei riguardi dell'amministrazione culturale, che come sappiamo per ora ha deciso di non riempire il posto che era stato ricoperto dalla direttrice della Fondazione dei Civici Musei, cioè di Gabriella Belli, e questa scelta è stata discussa in città, è stata anche oggetto di appunto in questa discussione di dibattito anche di un appello che è stato pubblicato su Italy con la richiesta invece di pensare, invece di attivare un percorso per arrivare a questa figura di una competenza che non può che essere all'altezza di una città che ha una dimensione internazionale della cultura, proprio perché la sfida che hanno adesso di fronte ai musei
è una sfida alta, e quindi proprio per la diversificazione del pubblico, proprio per qui a Venezia, per una città un po' schiacciata dal turismo, quindi è una sfida alta e ha bisogno di competenze all'altezza. Quindi dicevo di un appello che è stato firmato da tantissime figure di esperti, storici dell'arte, intellettuali, mondo della cultura, proprio per ricordare che questa sfida ha bisogno di competenze, di scelte all'altezza. E che è inutile ricordare appunto il ruolo di Venezia a livello internazionale come, come luogo di cultura. E sono, vi sono modelli di riferimento che possono essere utili. Questa infatti è una proposta, non vuole essere, vuole essere proprio un, come dire, un lanciare una, un, uno stimolo alla riflessione, anche alla, per nulla polemico, ma proprio di mettersi a fianco dell'amministrazione comunale per offrire dei modelli di percorsi. I due modelli che abbiamo chiamato qui a intervenire sono quelli di Brescia, che è un, tra l'altro è una fondazione, Fondazione Musei, Fondazione Brescia Musei, due modelli virtuosi che qui sarà rappresentata da Roberta Dadda. E poi invece dalla direzione, dal direttore Francesca Rossi della, del, dei Musei Civici di Verona. Ecco, quindi vuole essere un incontro, come dire, propositivo con di modelli di riferimento, e un momento di discussione, e il dibattito servirà anche a questo. Quindi io mi taccio e lascio la parola. Anzi, mi siedo. Bene, grazie Tiziana. Dunque la questione è quella della professionalità, no? Che tipo di professionalità in un contesto che diventa progressivamente molto più complicato, in buona parte neppure troppo previsto, che tipo di professionalità è necessario ai nuovi operatori? Ecco, in questa direzione abbiamo chiesto a Massimiliano Zane, che è un esperto di quest'ambito, di darci un suo parere sulla questione. Sì, assolutamente. Intanto grazie a tutti di essere qui, grazie all'Ateneo dell'ospitalità. Quando parliamo di professionalità all'interno del contesto del mondo museale, ma in generale della gestione del patrimonio, si apre un universo mondo. Tante sono le peculiarità e le specificità che riuscire a racchiuderle in 15 minuti è pressoché un'impresa. Quindi ho pensato di fare una prospettiva un attimo inversa, per far capire soprattutto la necessità di puntare a che cosa? A una restituzione pubblica di un bene pubblico che guardi all'interno del suo contenuto proposto qualcosa che non sia non di meno riferito all'eccellenza. Bisogna capire prima di tutto il contesto in cui andiamo ad operare. Cioè, quando noi parliamo di musei, noi non parliamo di un oggetto chiuso, di una, chiuso all'interno di una techina, non parliamo di un qualcosa che può essere fruito in termini assolutamente lineari, come prima era stato citato lo studio della regione toscana, in termini lineari, entro, guardo un quadro, esco e ciao. No, non funziona così. L'esperienza culturale è un'esperienza circolare che avvolge il visitatore e i pubblici. Iniziamo anche a parlare di una cosa diversa rispetto a quella che è, diciamo, la generalità, il pubblico, no, parliamo di pubblici, quindi di una diversificazione, diciamo, di soggetti con cui avere a che fare, con cui voler e dover avere a che fare. Quindi partiamo dall'idea di patrimonio, parliamo del soggetto, ovvero dell'elemento culturale che non è solamente oggetto, ma è soggetto della produzione culturale. Quindi il patrimonio oggi non è più appunto solamente una serie di oggetti messi in fila all'interno di degli spazi, ma diventa un elemento accomunante, identitario, una comunità. Diventa quell'insieme di forme di rappresentazione che assume nuove responsabilità e nuove funzioni, una funzione identitaria, una funzione di richiamo che rimanda alla memoria storica. Ecco che allora già cominciamo a capire che semplicemente noi non possiamo avere a che fare con un marketing manager all'interno di un contesto museale, ma di un contesto di relazione, cioè quindi qualcuno che padroneggi anche un contesto di relazioni tanto locali quanto a livello internazionale. Cioè quindi
l'elemento patrimoniale che perde la sua connotazione fisica, diventa un insieme di beni materiali ed immateriali, ce lo ricorda anche l'ICOM, diventa memoria collettiva, diventa identità, un qualcosa che rimanda a che cosa? Ad una nuova responsabilità. George Orwell nel 1984 diceva: colui che controlla il passato controlla il futuro. Quindi questo principio, quello secondo cui un mandatario responsabile della memoria collettiva non è più semplicemente un custode in termini fisici, che tutela in termini fisici, che gestisce in termini fisici, ma che mantiene viva la memoria, che mantiene vive questa relazione. Ecco che ancora una volta nuovi spunti su come identificare quella difficoltà del ruolo centrale che assume il museo all'interno delle proprie comunità, essendo mandatario delle storie con cui si è formata quella comunità, mandatario e responsabile di quella memoria storica, interprete anche a volte, lo stiamo vedendo oggi con le ricadute della cancel culture, no? Come i musei stanno affrontando anche questa revisione in un certo senso, non solo dei propri ruoli, ma delle proprie responsabilità, del racconto e della narrativa di cui sono portatori. Una forza sociale enorme, che rimanda a che cosa? Rimanda proprio a due principi, il principio della tutela e il principio della valorizzazione. Il principio della tutela, ben storicamente radicato all'interno del contesto culturale, rimanda alla conservazione, quindi occorre prestare ben attenzione alla tutela del bene, preservarlo affinché questo rimanga per le generazioni future. Poi d'altra parte c'è la valorizzazione è un termine molto più moderno, molto più contemporaneo, che rimanda a che cosa? Ad una diversificazione degli strumenti atti a che cosa? In alcuni casi a valorizzare semplicemente, a mercificare, a volte anche solo strumentalizzare in termini proprio di proposizione di marketing, di proposizione commerciale della cultura, in altri casi, quelli più virtuosi, la valorizzazione guarda alla messa a valore delle peculiarità proprie, dei valori propri del patrimonio culturale, cioè quindi alla accessibilità, alla condivisione, alla fruizione, cioè riuscire a veicolare quel contenuto culturale affinché questo possa arrivare a toccare le corde emozionali profonde di tutti i visitatori, di tutta la molteplicità di pubblici con cui gli istituti di cultura oggi si confrontano. Ecco che pensare ad un modello di governance unitario per una molteplicità così complessa risulta essere una sfida particolarmente ardita, se non addirittura impossibile. Da cui allora l'elemento della decisione di gestione di un istituto di cultura è sartoriale, è come un vestito, deve essere cucita appositamente sui luoghi, sui territori, attraverso la conoscenza, il confronto e la relazione con quelle comunità, perché di quelle comunità loro sono rappresentanti e in una qualche maniera sono responsabili. E viceversa, la responsabilità è co-responsabilità, anche le stesse comunità residenti si relazionano con questi istituti. Quindi pensare a quella che può essere un'istituzione civica mantenuta direttamente all'interno del consesso comunale, oppure la creazione di fondazioni private, pensiamo all'eterogeneità del sistema culturale, ci sono i musei nazionali, ci sono i musei statali, i musei regionali, i musei provinciali in alcuni casi, locali, civici, religiosi, delle imprese, musei di impresa, una molteplicità estremamente complessa, che hanno tutti in comune però una cosa: curare la domanda culturale. Mai come oggi noi abbiamo una difficoltà interpretativa della domanda culturale, perché veniamo da anni difficili, quelli della pandemia. Ciò che sapevamo dei nostri pubblici si è fermato al 2019 e oggi questa domanda è una domanda che spesso e volentieri può capitare non sappia nemmeno di essere una domanda latente, e che quindi sta agli istituti di cultura e ai responsabili degli istituti di cultura riuscire a comprendere che cosa, quelle che possono essere le opportunità per far sì che questa domanda latente diventi domanda effettiva. Oggi si è rovesciato il paradigma della produzione culturale, che era sostanzialmente molto simile a quello della produzione industriale: dalla domanda io creo l'offerta. Oggi no, oggi sostanzialmente ci muoviamo spesso e volentieri in una situazione in cui la domanda, come dicevo, è latente, quindi l'offerta, e creare offerta creerà a sua volta la domanda. Una situazione che potrebbe essere problematica, ma che è anche una grandissima opportunità, perché ci permette ad oggi di riuscire a modificare magari certi status quo o certe consuetudini che nel tempo si erano andate a sedimentare. Quindi, come nel caso della città di Venezia, quindi l'elemento primo di una struttura museale è proprio quello di riconoscimento di relazioni di dialogo,
le relazioni di dialogo con chi? Con coloro che possono garantire nel tempo la sostenibilità viva e vitale di quell'identità, di quell'istituto culturale, cioè quindi con le comunità residenti. Una attività di produzione culturale senza i pubblici non esiste, ma un istituto di cultura che per sua definizione è legato alle comunità residenti, senza le comunità residenti non esiste. È semplicemente un luogo bello, particolarmente bello, che viene allestito all'occasione per creare qualche evento che possa fare da richiamo. Ecco, i musei non sono questi. Questo è il principio proprio della partecipazione propria alla cultura. Partecipazione che riguarda tanto le pratiche di salvaguardia quanto quelle di valorizzazione, che viene richiamato dall'Agenda 2030, per esempio, dello sviluppo sostenibile, che riguarda ovviamente anche al benessere economico e sociale delle comunità e alla Convenzione di Faro. Convenzione di Faro che è uno strumento estremamente potente in mano a quelle che sono le amministrazioni, soprattutto perché? Perché da un lato sancisce il diritto dei pubblici di relazionarsi e di godere del proprio cultural heritage, che non è patrimonio culturale, perché l'italiano in questo senso va interpretato, ma è memoria, ok? È eredità culturale, è memoria culturale, da cui la Convenzione di Faro dice, da un lato, i pubblici hanno diritto di godere, di poter entrare in relazione, di copartecipare alla produzione culturale, dall'altro le istituzioni preposte hanno il dovere di garantire questo diritto. Laddove non c'è questo diritto, noi abbiamo un problema che finché rimane nei termini assoluti generali dei codici e dell'avvocatura, ha poca incidenza, ma nel momento in cui questo ha delle ricadute tangibili, ovvero della perdita di senso degli istituti e della perdita di senso che questi istituti conferiscono alle comunità stesse, ecco che allora diventa un problema proprio di produzione locale, di produzione territoriale. In questo senso, per esempio, le fondazioni di partecipazione, di cui i musei civici qui a Venezia sono un esempio, ma ancora prima la Biennale di Venezia, per non dire la Triennale di Milano, sono un esempio concreto e tangibile dell'evoluzione proprio del principio del diritto della fondazione. La fondazione nasce come un istituto privatistico. La fondazione di partecipazione ne recupera il principio privatistico, declinato però più a quasi ad un ambito associazionistico. Mentre la fondazione è un CDA che decide, la fondazione di partecipazione vede i suoi soci partecipanti tutti commisurati equalmente a livello di organizzazione, di gestione e di produzione. Quindi uno strumento potentissimo che merita di essere estremamente valorizzato proprio per questa capacità, con una golden share pubblica del 51% pubblica, quindi che mantenga, quindi essendo l'elemento patrimoniale pubblico, una identità pubblicistica, ma che possa interagire fortemente con i soggetti privati. In questo senso allora si potrebbe sprigionare tutto il potere di un non solo culturale ma anche economico, perché viva Dio anche la cultura genera economia, soprattutto se ben utilizzata, non sfruttata, badate bene, non ho usato questo termine. Altre declinazioni che l'istituto di fondazione di partecipazione può offrire e portare altre frecce che possono essere portate al suo arco sono la commistione con nuove norme molto più recenti, come l'articolo 151 del codice degli appalti rivisto nel 2014 e rivisto nel 2020, i cosiddetti partenariati speciali pubblico-privati, ovvero tutta una serie, un organico giuridico che avvicina gli enti privati, gli enti del terzo settore alla coprogettazione, alla cogestione del patrimonio culturale. Ecco che allora cominciamo a vedere quanta difficoltà, quante possono essere le declinazioni che un istituto di cultura deve saper assumere, e quindi anche la complicatezza del riuscire a individuare delle professionalità che possano masticare tanto di economia, quanto di diritto, diritto amministrativo, diritto privato, quanto di storia dell'arte, quanto di arte, quanto di sociologia, quanto di economia anche spicciola, se vogliamo, di economia del turismo, soprattutto che tipologia di turismo. E in questo senso abbiamo altre possibilità, magari, che ne so, il ragionare in termini di applicazione di un accordo di federalismo demaniale, in cui lo Stato riesce a entrare in relazione con le amministrazioni locali per la gestione di propri beni,
caserme, eccetera, eccetera. E questo potrebbe essere fatto in concordato magari proprio con gli istituti di cultura, che potrebbero fornire progetti culturali da inserire al loro interno. Oppure la riforma del codice del terzo settore, che avvia nuove procedure legate soprattutto alla partecipazione organizzativa di luoghi, ma non solo, ma anche di progetti culturali, tanto per istituti privati quanto per istituti pubblici. Insomma, sostanzialmente quello che deve fare un istituto di cultura che come tale vuole dirsi ben radicato nel territorio è ragionare in termini di accessibilità. Spesso e volentieri, troppe volte ci è stato detto che l'accessibilità sia declinata quasi ed esclusivamente con l'abbattimento delle barriere architettoniche, cioè quindi un principio di accessibilità fisica. Ecco, oggi invece no. L'abbraccio largo dell'accessibilità che gli istituti di cultura devono avere deve riguardare un'accessibilità urbana, per esempio, ovvero modificare e ampliare l'offerta culturale affinché il gesto di cultura diventi un gesto quotidiano. Un'accessibilità economica legata al welfare culturale, cioè quindi che gli istituti di cultura potenzino nelle loro possibilità, ovviamente di bilancio e ovviamente di sostenibilità attiva, tutte le occasioni per poter creare nuove formule affinché l'economia non diventi un ostacolo a far varcare la soglia di un museo. Ma c'è anche l'accessibilità sociale, riguardante per esempio tutte le seconde generazioni e tutte quelle esperienze tra virgolette di marginalità sociale, e poi l'accessibilità intergenerazionale. Oggi noi ci confrontiamo con un modello abbastanza standardizzato, diciamo, di museo, abbastanza omogenizzato, se vogliamo dire così, in alcuni casi. In altri possiamo benissimo dire che i musei stanno evolvendo come dei corpi vivi verso una nuova formulazione della propria idea stessa di concetto culturale, cioè quindi di narrazione culturale legata anche a legare differenti età dei propri visitatori. Pensiamo per esempio alla commistione tra digitale e la commistione fra analogico all'interno dello stesso istituto, una condizione che non può essere considerata escludente l'una alle altre, ma compenetrante, cioè quindi come una coprogettazione integrata tra nuovi elementi che guardano alle nuove generazioni rispetto ad altri strumenti che guardano ad un pubblico sedimentato. Ecco che allora sostanzialmente quello che noi dobbiamo pensare è che un istituto di cultura sia un organismo vivo e che come tale va trattato e va curato, va innaffiato, letteralmente come una pianta che ha bisogno di cure e di saperi attivi affinché queste cure portino i frutti, portino buoni frutti, perché l'economia della cultura è un'economia generativa, è un'economia che, a differenza dei carboni fossili, infatti non ho mai parlato di giacimenti culturali, a differenza dei carboni fossili, non si esaurirà mai, e Venezia in questo senso potrebbe diventare, e ci auspichiamo tutti in questo senso che lo diventi presto, una vera capitale europea culturale che torni ai fasti dell'epoca. Non un fossile. Ma non fossile. Grazie. Bene, abbiamo avuto un quadro della complessità della situazione in un'epoca in cui il museo si trova ad affrontare un passaggio delicatissimo, ecco, mentre cambia l'offerta, mentre cambia il quadro globale complessivo, e il quadro che ci ha proposto Dane è di straordinario interesse e soprattutto invita a riflettere sui modi possibili in cui questo passaggio, questa trasformazione può essere governata. E viene adesso il turno, appunto, andiamo in questa direzione di vedere le esperienze fatte e il caso dell'Accademia, le gallerie dell'Accademia come ponte tra istituzioni museali, nazionali e territorio è un caso significativo e straordinariamente importante per Venezia. Ecco, Roberta Battaglia, vice direttrice del museo, ci racconterà questa esperienza. Vediamo, è acceso, sì. Allora, buonasera a tutti, io sono qui a nome del direttore Giulio Manieri Elia, che vi saluta molto, si scusa, ma è dovuto andare a Roma, ha chiamato il Ministero e quando il Ministero chiama non si può assolutamente indugiare. Ed ecco, sono qui appunto a raccontarvi alcune cose delle gallerie dell'Accademia. E forse mi scuso fin da subito perché dopo aver sentito tanti
bei discorsi in cui mi trovo assolutamente, che condivido pienamente, anche di Massimo Zane, sui musei, sulla funzione dei musei, vengo a parlare concretamente e quindi scendo, diciamo, dalle grandi idee a forse ad un piano un po' di praticità, di concretezza, ho dei dati, ho degli schemi, ho delle cose pratiche da raccontarvi, da cui comunque emerge come faticosamente, perché direi che molto faticosamente, il Museo delle Gallerie dell'Accademia, che è un museo statale, un museo di antica fondazione, e cerca di appunto rinnovarsi. E lo fa dopo tanti anni in cui c'è stata anche una, diciamo, anni in cui il museo era un ufficio della soprintendenza e quindi non aveva un proprio personale dedicato, non aveva, diciamo, un direttore, non aveva soprattutto un'autonomia di bilancio economico-finanziaria. Diciamo, con la riforma Franceschini la situazione è molto cambiata e già dalla prima direzione di Paola Marini, che è qui presente e che conosce bene la situazione, si è molto lavorato appunto per trasformare il museo, un museo che era estremamente chiuso, estremamente anche poco, diciamo, disponibile al confronto, ad un museo completamente diverso, un museo che cerca di avere un respiro internazionale grazie ad una politica di prestiti molto ampia, che cerca di avere un ruolo nella comunità scientifica grazie a convegni, a pratiche di studio, a ricerche, che cerca di rinnovare anche la sua fisionomia, diciamo, proprio espositiva, perché come forse sapete dal 2015 abbiamo intrapreso un riallestimento grazie anche ai nuovi spazi del pian terreno che abbiamo avuto liberati dall'Accademia di Belle Arti, e abbiamo quindi ripensato proprio l'allestimento. Non ci sono novità strabilianti, ma c'è la ricerca di dare un po' più ordine, un po' più di organizzazione di questi materiali e di comunicarli anche in maniera un po' più facile anche per un pubblico non specialista. Le gallerie in questo, diciamo, parliamo del 2022, parliamo della post pandemia, ha implementato molto i suoi visitatori, per cui i dati, diciamo, anche una novità è che iniziamo da qualche anno a fare proprio delle statistiche. Sembrerà strano, ma non facevamo una rilevazione di dati costante e ora abbiamo imparato a farla, e quindi vi posso dire che abbiamo nel 2022 un record di visitatori pari a 361.943, quindi quasi 362.000, quindi una percentuale che si avvicina al 20% in più rispetto al 2019, che era stato comunque un anno importante anche con le mostre, soprattutto la mostra di Leonardo e la coda della mostra di Tintoretto. La percentuale, perché nel 2019 i visitatori erano stati 305.000 e rotti, e anche i visitatori paganti sono ancora di più, anche perché bisogna tener conto che è stata poi interrotta a un certo punto dal Ministero quella gratuità delle prime domeniche del mese. Quindi sostanzialmente, grazie anche alle statistiche del Sole 24 Ore, noi ci troviamo posizionati al decimo posto per incassi tra i 20 principali istituti museali autonomi. Ci precedono il Parco Archeologico del Colosseo, il Parco Archeologico di Pompei, gli Uffizi, le Gallerie dell'Accademia di Firenze, la Borghese, mentre ci seguono Brera, i Musei Reali di Torino, il Bargello, le Gallerie d'Arte Antica di Roma e Capodimonte. E abbiamo cercato di conoscere un po' meglio il pubblico, il nostro pubblico, con delle, appunto, customer satisfaction, dei quesiti distribuiti, dei questionari, e il nostro pubblico ancora una volta si attesta sul 77%, oltre il 70% di stranieri e solo il 23% di italiani. Questo è un dato assolutamente incontrovertibile. Nonostante gli sforzi di radicamento nel contesto territoriale, di cui poi vi dirò brevemente, il museo rimane senza dubbio un museo a forte vocazione turistica. E su questo bisogna appunto ragionare, perché è una situazione che in realtà riguarda un po' tutta la compagine culturale veneziana. I visitatori stranieri sono per lo più francesi, il 32%, i rotti, gli inglesi il 20%, i tedeschi il 12%, gli americani l'11%, gli spagnoli il 6%.
Riguardo i visitatori italiani, non abbiamo indicazione per metà di loro della provenienza geografica, di quelli di cui abbiamo reso conto sappiamo che solo il 15% sono veneti. I veneti, o meglio i veneziani, sembrano prediligere venire alle gallerie la prima domenica del mese quando c'è la gratuità. Questa è una cosa che va indubbiamente detta. Dai dati emersi si può dire che il pubblico delle gallerie è in prevalenza un pubblico che visita il museo per la prima volta, ma un dato interessante è che è un pubblico che per il 18% tende a ritornare e se torna, lo torna tra le 3 e le 5 volte. La quasi totalità dei visitatori preferisce visitare il museo in maniera autonoma, senza essere accompagnati da guide, e il pubblico delle gallerie preferisce visitare i luoghi di cultura durante i giorni della settimana. Nel complesso il pubblico del museo è soddisfatto della visita, il 65% ha dato un punteggio tra 8 e 10 e il 60% dei visitatori intervistati dichiara che tornerà al museo. Scarso invece è l'accesso al sito internet e alle piattaforme social. Solo il 27% dei visitatori ha consultato il sito istituzionale delle gallerie e di questo il 15% dei canali social. Per quanto riguarda la composizione del gruppo, del pubblico, i gruppi principali sono risultati di un'età compresa tra i 20 e i 40 anni, il 35%, tra i 40 e i 60 anni, il 23%, e il resto oltre tale età. Quindi questa è una piccola premessa, scusate la concretezza dei dati, ma spesso bisogna ripartire da qui per ragionare sulle situazioni. Per quanto riguarda qual è la politica, diciamo, che il museo sta cercando di fare per radicarsi maggiormente nel territorio, direi che una cosa a cui il direttore tiene molto che venga sottolineata è il garantire che noi cerchiamo veramente con tutti gli sforzi di garantire sempre e comunque l'apertura del museo. L'abbiamo fatto con eventi eccezionali come è stata l'Acqua Alta, quando siamo stati l'unico istituto culturale continuamente aperto a Venezia, e l'abbiamo fatto anche dopo la pandemia, siamo stati tra i primissimi, se non il primo, a riaprire, e quindi la continuità del servizio. Lo facciamo ogni giorno combattendo contro un cantiere architettonico che chiude, ci obbliga alla chiusura di parte del museo e complica tantissimo la vita del museo, ma ovviamente noi teniamo aperto e cerchiamo di, come dire, minimizzare i danni di questa decurtazione di parte delle sale. E abbiamo cercato soprattutto di creare rete sul territorio, abbiamo cercato di incentivare la collaborazione con istituti culturali della città, abbiamo fatto la convenzione del Dorso Duro Museum Mile, sottoscritta l'8 settembre 2020 e poi rinnovata negli anni successivi, che come sapete associa i musei, diciamo, di quel miglio, quindi Palazzo Cini, la collezione Peggy Guggenheim, Punta della Dogana, e questo è tutto, insomma, per cercare di creare un altro polo di attrazione che faccia da controvoce a quella dell'area marciana. Poi abbiamo stilato una convenzione con l'Accademia di Belle Arti, anche qui è molto strano perché siamo un museo che nasce strettamente connesso con l'Accademia, in virtù dell'Accademia, e poi ci separiamo nel 1882, ma diciamo questi rapporti si sono veramente assottigliati fino a quasi a diventare inesistenti, e ora li stiamo appunto in questi ultimi anni riprendendo in mano. Abbiamo fatto una convenzione con Cafoscari, il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, per un progetto chiamato LUNAM, che porta sostanzialmente i professori a fare le loro lezioni di storia dell'arte all'interno del museo, e quindi nelle sale, dove anche noi funzionari del museo, curatori, partecipiamo, e poi nella sala, diciamo, delle conferenze. Una collaborazione con Cafoscari, con il Master Management Beni Culturali per attività e ricerche, una collaborazione con l'Associazione Progetto Rialto, per cui accogliamo dei cicli di conferenze dal titolo Lezioni della Storia, e ancora uno è in corso. Convenzioni ovviamente con le scuole, con i licei e gli istituti tecnici di Venezia per i percorsi formativi PCTO, i percorsi per la competenza trasversale e l'orientamento.
la convenzione con Venezia Calcio, quindi ci siamo inventati anche questo, il 15 ottobre 2020, con dei laboratori dedicati a giovani allievi del club, agevolazione agli ospiti della squadra in cambio di visibilità sul loro sito, sul loro social e la presenza in museo di loro testimonial. Abbiamo poi fatto delle convenzioni soprattutto col Museo di Bassano e vorremmo entro l'anno concluderne un'altra con il Museo di Padova, quindi anche facendo un po' di rete con i musei civici e chissà anche con il Museo di Vicenza, visto che è qui degnamente rappresentato da Martoni. Un lavoro, il museo è anche ricerca, ovviamente studio, quindi vorrei soprassedere forse sui convegni che abbiamo fatto, però con l'inaugurazione della parte del 6700 abbiamo anche poi fatto un convegno internazionale di studi sul 6700 alle gallerie, di cui ora usciranno gli atti. Abbiamo in programma giovedì 20, Arti e Letteratura a Venezia nel 600 all'Accademia degli Incamminati a cura di Linda Borean e Michele Nicolaci, e abbiamo una collaborazione con la Fondazione 1563 per l'arte e la cultura della Compagnia di San Paolo, sempre sui temi della pittura del barocco. Però certo abbiamo dovuto anche cercato di affrontare temi, come si è detto, fondamentali, quali l'accessibilità e l'inclusione sociali, quindi temi molto diciamo attuali nel dibattito internazionale, appunto nella nuova definizione di ICOM, nelle varie convenzioni UNESCO e anche nella Next Generation EU. Quindi con accessibilità per persone, per categorie di persone con difficoltà visive, e quindi con l'associazione Isola Tour e con l'UICI, un servizio di attività dedicata agli utenti ipo e non vedenti, attività speciali per i detenuti, abbiamo una convenzione con l'istituto penitenziario. Non è neppure stato trascurato il rapporto con i rappresentanti delle comunità più giovani, affiancando al lavoro standard del servizio educativo forme laboratoriali e di espressioni di gruppo. Quali, ho quasi finito, quali un laboratorio per ragazzi tra i 14 e i 20 anni con una performance finale site specific intitolata Convito, un bacchetto per giovani a Venezia, proposta dal Teatro di Cittadinanza di Berto. Un laboratorio Mettiti nei miei panni, dedicato alle scuole primarie e secondarie in associazione con Dietro le Quinte, in collaborazione con Rubelli, articolato in 4 eventi. E poi stiamo cercando anche di creare una fruizione digitale ampliata, e per questo è stata elaborata una piattaforma digitale innovativa costruita all'interno del sito web del museo per interagire con le opere attivando la partecipazione, l'accessibilità, l'inclusività sociale. E sono questi gli obiettivi che sono alla base di un progetto che stiamo proprio per presentare, lo presenteremo il 3 di maggio, il progetto che si chiama Da cosa nasce storia, ideato e curato da Maria Teresa Dalbò, responsabile per la promozione e la comunicazione del museo, un progetto ideato per sperimentare nuove modalità di fruizione e interazione grazie alle potenzialità degli strumenti digitali, utile ad esperienze vissute in museo e da remoto. Il progetto in questa prima fase si concentra sul ciclo di Sant'Orsola di Carpaccio, puntando ad una nuova conoscenza frutto di contenuti multimediali prodotti dai funzionari del museo e dai specialisti di varia disciplina. Abbiamo anche chiesto a vari docenti dell'università, prevalentemente di Venezia, di scrivere dei contenuti. Ed è un progetto pensato per vari gruppi di appunto pubblici, per le scuole, per gli adolescenti, per gli adulti. Per le scuole è già partita una sperimentazione nell'anno 2021 con 3 classi di un liceo superiore, con un percorso dal titolo Universo Orsola, un amore impossibile, in cui c'è stato un primo incontro di formazione, in cui con un ascolto anche di un video tour di 70 minuti costruito appunto dalla collega funzionaria della comunicazione, poi una elaborazione
in classe che ha visto il coinvolgimento appunto di intere classi e dei loro docenti con approfondimento di contenuti e poi alla fine una riproposizione degli stessi studenti in cui hanno fatto dei video sul tema della, cioè il tema era l'amore, è un tema diciamo centrale nel ciclo di Sant'Orsola, che cos'è per voi oggi l'amore, come si manifesta e come vi proponete. E quindi questo è un progetto diciamo che dà molte così, opportunità di sviluppo per il futuro, sperando sempre di avere risorse ed energie, perché forse una piccola cosa che volevo aggiungere è che noi Museo Statale siamo molto penalizzati anche in termini di risorse umane, forse più di altri istituti culturali, nel senso che non possiamo decidere quale personale, quali professionalità cercare, ma siamo costretti ad avere quelle che il Ministero ci dà e con i tempi che il Ministero ci dà, e questo è estremamente penalizzante. Ecco, chiudo e vi ringrazio dell'attenzione. Allora, ringrazio Roberta Battaglia e anche il direttore Giulio Manieria per questo quadro molto concreto della situazione dell'Accademia, ricco di dati e ricco anche di esperienze recentissime che ha il polso, diciamo, della situazione e di quello che cambia. Colpisce per esempio vedere, appunto, è stato detta la vocazione turistica del museo, e colpiscono i dati, ecco, i francesi sono più degli italiani, i visitatori, ecco, il che è un dato su cui credo che sia opportuno ragionare. Allora, ora passiamo alla seconda parte di questo incontro, che è più pratica, diciamo, entra più nel tema utilizzando proprio queste esperienze che ci sono state appena esposte. Come si governano i musei? Modelli efficaci di governance. Allora, invito Roberta Dadda e Francesca Rossi. Forse magari, ecco, dove Francesca Rossi, ecco, in maniera che le abbiamo. Ecco, Roberta Dadda è responsabile della collezione dei musei civici di Brescia e ci racconterà appunto la sua esperienza. Buonasera, ringrazio l'Ateneo Veneto per questo invito, porto i saluti del direttore di Fondazione Brescia Musei, Stefano Karajoff, che sarebbe sicuramente stato volentieri presente in prima persona questa sera, essendo fra l'altro socio dell'Ateneo, ma che è trattenuto a Brescia da un consiglio di amministrazione, e evento che si ripete, come vi dirò a breve, frequentemente nel nostro sistema di gestione. Il mio compito quindi questa sera è di raccontarvi innanzitutto come funziona il sistema di governance di Fondazione Brescia Musei e poi, se il tempo me lo concederà, ma mi rimetterò al momento debito al moderatore, darvi un esempio dei nostri programmi culturali con riferimento in particolare a quest'anno, nel quale Brescia, mi fa piacere ricordarlo, è insieme a Bergamo capitale italiana della cultura. Fondazione Brescia Musei è la fondazione di partecipazione che gestisce il sistema dei musei civici di arte e storia del Comune di Brescia, che include 5 sedi museali, il Museo di Santa Giulia, che ha anche al suo interno una grande area espositiva, il Parco Archeologico di Brescia Romana, il Museo delle Armi Luigi Marzoli, la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Museo del Risorgimento Leonessa d'Italia. Questi ultimi 2 siti sono stati riaperti dopo una lunga chiusura più che decennale in entrambi i casi in anni recenti, e in particolare dopo che nel 2014 il Comune ha avviato il processo che ha portato all'attuale definizione del sistema di governance della Fondazione. Brescia Musei infatti era nata nel 2003 come società per azioni, fondata dal Comune di Brescia, che era socio di maggioranza e che è tuttora socio maggioritario, la Camera di Commercio, la Fondazione CAB, che è una fondazione bancaria di lunga tradizione e dedita principalmente a progetti di natura culturale, e la Fondazione ASM, che è espressione della municipalizzata bresciana, adesso bresciana e milanese, e che ha invece una tradizione nell'ambito della filantropia. Questo per dire che
Il sistema dei soci fondatori è espressione della comunità e di varie componenti della comunità stessa e porta Fondazione Brescia Musei a essere appunto un esempio interessante, se non virtuoso, di quel partenariato pubblico e privato al quale faceva riferimento prima Massimiliano Zane. In particolare alla sua nascita si configurava come una società di servizi che consentiva un'assegnazione snella di appalti in vari ambiti, dalla guardiania alle manutenzioni all'erogazione dei servizi didattici. Nel 2016 siamo arrivati invece alla formulazione di un nuovo statuto che la definisce appunto come fondazione di partecipazione e poi alla formulazione di un accordo di valorizzazione e alla concessione ventennale da parte del Comune alla fondazione delle sedi museali che vi elencavo prima, delle relative collezioni, nonché dell'area monumentale del Castello di Brescia e di un cinema d'essai, il Cinema Nuovo Eden. Nell'accordo di valorizzazione alla Fondazione è assegnato innanzitutto il compito, si ricordava prima anche questo, della tutela e della conservazione, dello studio e della ricerca ai fini della valorizzazione del patrimonio, ma anche dello sviluppo turistico, economico e commerciale dei musei e per conseguenza del tessuto cittadino, in un'ottica di efficiente gestione e di sviluppo di una ampia rete di relazioni, tutti i temi che sono già stati posti alla vostra attenzione questa sera. A seguito di questo accordo e di questa concessione sono stati ovviamente elaborati nuovi regolamenti e sono state messe in atto una serie di pratiche, tra cui, visto che incrocia il tema di questa sera, sottolineo il passaggio dell'inquadramento del personale dal contratto nazionale del commercio al contratto nazionale di Federculture. A questo punto passo a illustrarvi il modello di governance definito dal nostro statuto che attraverso la correlazione e l'azione combinata di due diversi organi garantisce un particolare equilibrio che è alla fonte degli esiti che poi noi riusciamo a raggiungere nella nostra quotidiana attività. Questo statuto infatti identifica due organi fondamentali, un consiglio generale nel quale siedono 4 rappresentanti, uno ciascuno per gli enti fondatori. Questo consiglio determina la programmazione annuale e triennale, recependo gli obiettivi generali stabiliti dal Comune, che è il proprietario dei beni e il socio di maggioranza, e valutando i relativi programmi annuali e triennali elaborati dal direttore. Qui nominiamo per la prima volta questa figura, sulla quale poi ci soffermeremo brevemente. Questa azione di valutazione e di approvazione della programmazione si basa anche sulla relativa approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In quest'organo le determinazioni possono essere prese anche con il solo voto favorevole del rappresentante del Comune. Quindi questo è l'organo che più direttamente esprime la volontà del socio di maggioranza. Di fatto però, se il Consiglio generale dà appunto un indirizzo generale, gli indirizzi attuativi sono invece definiti dall'altro organo che è il Consiglio direttivo, che si occupa appunto dell'attuazione del programma in stretto dialogo, stretto e continuo, una volta ogni 3 settimane appunto, con il direttore. Il Consiglio direttivo in particolare approva tutte le convenzioni di collaborazione con enti terzi, controlla i budget di progetto e si accerta che l'attuazione dei progetti stessi sia conforme non solo alle leggi nazionali di settore, ma anche ai regolamenti interni della Fondazione, che per esempio stabiliscono che il direttore ha un'autonomia di spesa di 30.000 euro e sopra questo importo invece le spese vengono approvate dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione nomina il direttore ed è composto da 7 membri, 4 in rappresentanza del socio fondatore di maggioranza, ovvero il Comune, e 3 degli altri 3 soci.
Tutti questi consiglieri sono soggetti civici che svolgono la loro funzione senza emolumenti in maniera completamente autonoma. Il presidente è emanazione del consiglio direttivo ed è eletto dai quattro consiglieri di maggioranza. Ecco, l'azione combinata di questi due organi, uno, come vi dicevo, che è espressione diretta della volontà del comune e l'altro invece più collegiale, offre una garanzia tanto al socio di maggioranza che una garanzia di equilibrio e di autonomia, che è esattamente quella grazie alla quale si è innescato un meccanismo che gli organizzatori hanno avuto la bontà di definire virtuoso, di partnership tra pubblico e privato, che è nella sua sostanza espressione dell'organismo della città e che quindi garantisce da parte della fondazione un'azione a favore della città stessa. Un breve inciso: Brescia è una città con un ricchissimo patrimonio culturale, certo non paragonabile a Venezia, ma sicuramente ricco, importante e plurisecolare, che forse non è percepito come tale dai cittadini in primis, ma anche dal resto degli italiani. Stiamo recuperando. E in questo senso quindi si è concentrata la nostra azione in questi anni e in particolare con l'attuale direttore e con l'attuale consiglio di amministrazione. Mi soffermo sulla figura del direttore. Prima che fosse definito il nuovo statuto, non c'era il direttore ma c'era un segretario, quindi in sostanza un garante dal punto di vista amministrativo. Con il nuovo statuto si è stabilito che il direttore viene scelto con un bando di evidenza pubblica per titoli e colloquio. Nel bando emanato negli anni scorsi, che ha portato a individuare il direttore Karajov, è stato dato un taglio molto ampio nella definizione del profilo professionale e delle competenze del direttore. Sottolineando in particolare le capacità gestionali e di integrazione, quindi nell'ottica di quella relazione che richiamava prima Massimiliano Zane. Questo perché? Perché, come vi dicevo, la Fondazione gestisce 5 musei molto differenti dal punto di vista contenutistico, la cui efficacia in termini scientifici è garantita dalle figure dei conservatori. Al direttore spetta il ruolo di amalgamare e rendere attuabili i progetti, che naturalmente vengono da lui vagliati e molto spesso proposti direttamente e immaginati e da noi conservatori realizzati in concreto. Però, diciamo, la figura del direttore di Brescia Musei non è sbilanciata in senso scientifico, perché questa parte dell'attività è garantita a un livello differente dai conservatori. Naturalmente le capacità gestionali e di integrazione devono essere state sviluppate in ambito culturale, comunque non in altri, non cerchiamo direttori di ospedali. Ecco. A questa selezione, no, meglio precisarlo, perché va detto. A questa selezione pubblica per titoli ha fatto seguito poi una serie di colloqui su una short list, prima di 10 e poi di 3 candidati. Se ho tempo. Sì, vado avanti. Allora, la Fondazione Brescia Musei al momento ha 30 dipendenti, più 40 gestiti dalla cooperativa per quanto riguarda la guardiania, ed è organizzata in 5 settori. Un settore di direzione generale che fa capo direttamente al direttore e che ha al suo interno l'amministrazione, la segreteria e il servizio di procurement. Ha un settore collezioni e ricerca che è composto appunto dai conservatori, dai registrar e dalla responsabile dei progetti espositivi temporanei. Un settore marketing e comunicazione, un settore servizi didattici e public engagement e un settore dedicato a strutture, allestimenti e logistica. Come vi dicevo, questa configurazione statutaria che vi ho brevemente descritto garantisce un rapporto col territorio che trova espressione in molti aspetti concreti. Vorrei sottolineare in particolare il sistema di sostegno economico
che noi abbiamo creato, che è il sistema di alleanza per la cultura, dove diverse realtà non solo economiche del nostro territorio si impegnano a contribuire al nostro bilancio su un piano triennale, rinunciando al tradizionale ruolo di sponsor e quindi alla visibilità del loro marchio, del loro logo, ma entrando in questa dicitura comune, alleanza per la cultura, e soprattutto impegnandosi in un'ottica a lungo termine, riconoscendo in questo modo come l'attività del museo crei valore per il territorio, quindi anche per le aziende che sul territorio lavorano. Sì, devo controllarlo, perché essendo laureata in storia dell'arte non mi ricordo i numeri, per cui me li sono scritti. Allora, noi attualmente siamo intorno ai 2 milioni di euro all'anno tra sponsor e mecenatismo. L'avevo scritto, sì. Tra sponsor e, cioè tra, diciamo, contributi di Alleanza Culture e altro genere di sponsorizzazioni, su un bilancio che per quest'anno, che è un anno eccezionale, è di 9 milioni, mentre nel 2022 era stato di 7 milioni, quindi una parte importante del nostro bilancio. Ecco, un altro elemento di questo rapporto che noi vogliamo sempre più forte col territorio è dato dal fatto che da quest'anno, a titolo sperimentale in coincidenza con l'anno capitale della cultura, è riconosciuto a tutti i residenti del comune di Brescia l'ingresso gratuito in tutti i percorsi museali permanenti. A proposito di rapporto col territorio, anche il nostro programma culturale è fortemente incentrato sui valori identitari, anche questi già richiamati prima, valori identitari che noi strutturiamo in palinsesti pluriennali, proprio per evitare quell'effetto occasionale mordi e fuggi, usa e getta, che tutti siamo d'accordo va assolutamente scongiurato. Quindi il caso che vi racconterei brevemente e concludo è quello del programma dedicato a Giacomo Ceruti, che è l'artista che noi abbiamo individuato per rappresentarci nell'anno della Capitale Italiana della Cultura, curiosamente un artista non bresciano perché è nato a Milano, ma la sua memoria è legata da molti fili a Brescia. Noi abbiamo cominciato circa 2 anni fa a lavorare non al progetto di mostra ma al palinsesto Ceruti pubblicamente, attraverso piccole mostre dossier ospitate presso la Pinacoteca Tosio Martinengo, che è il suo museo. Anche con scambi abbiamo mandato 2 Ceruti all'Hermitage e avuto in cambio un Velázquez a Brescia prima della guerra. Sì. Non ho tornati tutti alla loro casa. Abbiamo avuto la fortuna di poter inanellare diverse acquisizioni per legati testamentari, per depositi da collezioni private, e lasciti, donazioni, insomma, si è concentrato intorno a Ceruti un grande momento anche di generosità da parte della cittadinanza, che ci ha portato a riallestire l'intera sezione del Settecento della Pinacoteca Tosio Martinengo, quindi anche in questo caso c'è un lascito, un'eredità importante legata a un programma temporaneo. Abbiamo prodotto insieme con il Centro Teatrale Bresciano uno spettacolo originale nuovo, nuovamente scritto, dedicato a Ceruti, che abbiamo rappresentato presso la Pinacoteca Tosio Martinengo. Abbiamo realizzato un corso di storia dell'arte in 6 lezioni a più voci. Abbiamo attualmente 3 mostre in tenuta, di cui una un'epocale, speriamo, su Ceruti, ma anche un progetto che ci vede committenti di un'opera al fotografo americano David LaChapelle, cosa che abbiamo potuto fare vincendo un bando ministeriale, il bando strategia fotografia. E stiamo sviluppando, a proposito di ricerca pura, un joint project con l'Università di Verona dedicato alle tecniche pittoriche del Settecento, e sempre a proposito di reti e di collaborazione, la nostra, una parte, la più significativa, il cuore della nostra mostra, lascerà l'Italia per andare al Getty Museum di Los Angeles, perché si tratta di una coproduzione. Quindi questo è il nostro modo di lavorare. Vi ringrazio.
Bene, grazie a Roberta Dadda per l'esposizione di questo caso concreto, poi in un anno straordinario per Brescia, data la situazione. Ecco, adesso passo la parola a Francesca Rossi, direttore dei Musei Civici di Verona. Grazie, ecco, intanto mi preme di ringraziare per questa giornata gli organizzatori, quindi Antonella Magaraggia, Tiziana Pelbani e anche per l'invito Paola Marini, perché io vengo dalla scuola di Paola Marini, ho lavorato tanti anni con lei e quindi mi ritengo, diciamo, come formazione professionale e di museologa, ecco, in quella linea. E mi ha fatto molto piacere, anzi, quando penso a questo invito e a questo contesto, mi viene in mente un'intervista che ha fatto Marco Ciatti, grande figura di rappresentante del Ministero, direttore, soprintendente dell'Ufficio di Pietredure, che ha detto quali sono stati i motivi del successo dell'opificio e della fama dell'opificio, quali sono la continuità di indirizzo dovuto a personalità che l'hanno diretto, come Paolucci, Bonsanti, Acidini, poi anche lui, e il fatto che io sia rimasto all'opificio per tanti anni. E qui si può sintetizzare anche un po' l'esperienza anche di Paola, che ha diretto 23 anni a Verona, ma insomma l'importanza anche della continuità di indirizzo, che non vuol dire che solo presidiando un sito si possa, ma è anche il testimone che si tramanda a chi verrà dopo di noi. Quindi uno dei compiti della direzione è quello di raccogliere da chi è venuto prima, ma anche molto prima, e lavorare quindi sulla memoria, l'identità individuale e collettiva dei musei quando sono sistemi complessi, e anche di portarla a chi verrà dopo, per cui questa fa parte delle responsabilità che ci sono. Ecco, io ho in realtà ho letto molto scolasticamente il titolo della seconda parte e l'ho interpretato, come dire, in più momenti. Vi dico, il primo, con una riflessione per dare degli spunti, ma anche per portare ovviamente il caso di Verona in qualche maniera, con qualche esempio. E quindi la governance, il direttore e i requisiti, i bandi requisiti per l'accesso, cioè sono tre temi estremamente attuali, anche problematici, e partirei subito intanto dal dire complimenti ai colleghi, sia alla Galleria dell'Accademia, sia a Brescia. Ovviamente noi ci seguiamo, siamo in continuo dialogo, questo è molto importante, mi preme di sottolineare quanto noi siamo già in contatto, sempre, e quindi mi trovo assolutamente in linea, i musei di Verona sono in linea sia con quei principi che ha prima enunciato Giulio Marineria e Roberta Battaglia, e con quelli che ha raccontato come visione, politiche, diciamo priorità, che ha raccontato Roberta Dadda. E un po' di numeri anche per Verona, prima di entrare nei termini. Allora, intanto Verona non è museo organo come un museo statale, non è un museo gestione indiretta come il Museo di Brescia, è ancora uno dei cosiddetti sistemi museali uffici, sono articolazioni dell'ente perché è ancora a gestione diretta. E un po' di numeri: i siti aperti al pubblico oggi sono 9, tra musei e monumenti. Avete l'Arena, Casa di Giulietta, il terzo più visitato, Museo di Castelvecchio, Museo degli Affreschi, Museo Maffeiano, Museo di Storia Naturale, la Galleria d'Arte Moderna e le Arche Scaligere. E di questi, solo dal 2019 si è creato un sistema museale unico, integrato, diciamo così, sotto la guida di un'unica direzione, quindi un unico direttore, mentre fino al 19, diciamo, c'erano, fino al 18 in realtà, c'erano tre direzioni che ovviamente collaboravano, ma non erano, c'è stata anche una riduzione del personale. Attualmente lo staff, a parte tutti i servizi esternalizzati, perché chi lavora in gestione diretta ha un cuore, diciamo, interno, ma poi ha una serie di servizi che appalta fuori. In interni sono 69, divisi tra custodi 28, adesso sono 41 gli uffici, tenendo presente che prevalentemente sono dei livelli, diciamo, di operatori museali categoria B, cooptati dalle sale, perché con i continui pensionamenti non si riesce a fare a tempo il turnover, quindi sono anche bravissimi, ma alcuni imparano il computer venendo negli uffici. Adesso a breve andranno in pensione altri 3, quindi andremo sotto i 40 per tutta questa rete.
Ecco, e da questo per dirvi un po' cosa fa come numeri. Fino al 2019 abbiamo avuto 1.700.000 visitatori, con circa sfiorato i 7 milioni di euro di bilancio, di entrate. E nel 2021 comunque sia è stato un anno di ripresa, 652.600 nel 2021, adesso abbiamo nel 22 quasi raggiunto il livello pre-pandemia e adesso sicuramente siamo al pari, se non anche forse di più, perché Verona è diventata un caso che segue Venezia per l'alta affluenza turistica, anche pericolosamente per certi aspetti. E in questo momento, e come sistema museale integrato, stiamo elaborando il regolamento, che da noi non si chiama statuto ma è uguale come struttura, sono molto standardizzati, dovrà essere calato, perché i nostri regolamenti, diciamo, delle diverse direzioni erano non aggiornati, diciamo anni 60, anni 80 non sono stati invece sono molto importanti anche proprio per stabilire il modus operandi e per il discorso dell'autonomia. E vengo al discorso della governance. Vengo al tema della governance. Quando penso alla governance, immediatamente associo all'autonomia. Governance, autonomia, per quanto riguarda i musei, è un'equazione che dobbiamo sempre avere in mente, almeno noi come, diciamo, responsabili. I livelli di autonomia, in realtà, sono già bene in evidenza anche per la gestione diretta, quindi anche per i musei che sono articolazioni di un ente. E ce lo dice bene il codice, perché all'articolo 115, vi ricordate, dice che la gestione diretta svolta per mezzo di strutture organizzative interne dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e provviste di idoneo personale tecnico. Quindi noi abbiamo un codice che difende già un'autonomia. E oltre a questo, la nuova legge regionale, che è fatta molto bene per il Veneto, visto che siamo in Veneto, rafforza il concetto e stimola i comuni, per quanto riguarda, se guardate l'articolo 5, a provvedere ad andare sia verso una direzione di autonomia ancora maggiore, sia al tema della costituzione di reti territoriali. E che è un po' il discorso emerso, rete territoriale è coi cittadini, è la partecipazione coi privati, coi cittadini, con altri, ecco, con altri musei anche. Allora, in questo caso noi abbiamo, diciamo, siamo ben orientati dalla norma, no? E oltretutto abbiamo i livelli livelli uniformi dei musei, che valgono per tutti i musei italiani, che fino al 2017-2019 mi pare forse erano registrati Istat circa 5.000, adesso forse anche per il problema della pandemia sono 4.300 circa, o perché non hanno riaperto o perché non hanno fatto l'accensimento, comunque è un numero elevato. I livelli uniformi prevedono che tutti i musei, sia quelli a gestione indiretta, le fondazioni come Venezia, come Brescia, sia i musei autonomi, accreditati a questo sistema che è un grande progetto nazionale, abbiano dei livelli minimi per il funzionamento e poi degli obiettivi per lo sviluppo. E a questa è una sorta di carovana, di miraggio, si può dire, o di obiettivo finale a cui tutti noi tendiamo. D'altra parte, questi standard sono elevati e si assiste invece a una diminuzione progressiva delle risorse e delle possibilità di finanziamento pubblico, naturalmente, come si sa. Infatti abbiamo visto come ben ha lavorato Brescia per ingaggiare invece un'altra modalità di finanziamento. E quindi ci sono dei problemi, perché da una parte i musei di enti locali come i nostri stanno cercando di strutturarsi come organigramma, come struttura autonoma, e d'altra parte alcuni enti locali, per risparmiare, perché non hanno più le forze, creano, vi faccio un esempio un po' tecnico, la centrale unica degli appalti. Che cos'è? Vuol dire portare di nuovo il servizio per gli affidamenti al centro, cioè un ufficio creato per tutti i settori dell'ente
E quindi i musei che cercavano faticosamente di avere il loro responsabile finanziario, una loro modalità che segue anche norme diverse da quelle dell'ordinamento degli enti locali e particolari, si trova a dover mettersi in fila per andare a fare un affidamento sopra soglia. Ecco. Quindi intanto ci sono dei passi avanti, ma qualche volta i comuni per necessità, è questo, devono fare quelle scelte. Poi un'altra cosa, quindi rispetto al modello di governance, l'ha detto anche molto bene Massimiliano Zane prima mi pare, non c'è un modello ideale in realtà, il modello di governance è determinato strettamente dallo scenario, dal contesto sia della realtà, dell'identità, della storia, della consistenza dei musei, del patrimonio culturale, sia dalla comunità di riferimento. A maggior ragione adesso con la convenzione di Faro, tutto questo discorso della partecipazione, bisogna vedere che cultura della partecipazione c'è in un territorio. Sicuramente Brescia è più avanti come cultura della partecipazione imprenditoriale nella vita dei musei rispetto a Verona. Verona ha altri grandi pregi, però per esempio su quanto riguarda il mecenatismo è molto più orientato sull'anfiteatro Arena e sull'opera più che su interventi per questo sistema straordinario dei musei. Quindi dobbiamo sempre tenere presente questo discorso e anche tutte le altre differenze e analogie. Poi per il direttore, direttore di museo è una figura veramente di dirigente tecnico, attenzione perché questa è importantissima, ma molto particolare perché segue una sfera sia complessa di tipo tecnico-scientifico sia una sfera ancora forse più complessa di tipo gestionale e amministrativo. Queste due cose creano questo cortocircuito straordinario, si può dire, e anche la difficoltà nell'individuare dei regolamenti apposta per i concorsi e delle modalità, difatti prevale la prassi e prevalgono degli altri discorsi. Quello che vorrevo dirvi sul diciamo, la figura è diventata molto più complessa, anche lo vediamo solo dal cambiamento della carta delle professioni ICOM dal 2005, se guardate il profilo di direttore al 2017, dopo la riforma Franceschini, la sfera delle competenze è molto ampliata, perché c'è questo rapporto con la comunità sempre più ampio. Alla ratifica della Convenzione di Faro 2020, questo si ingigantisce ancora, quindi la complessità è elevatissima. E l'altro giorno, che eravamo a un convegno proprio sui sistemi museali nazionali e le reti territoriali di ICOM a Genova, Enrica Pagella ha detto una cosa in cui ho trovato proprio una grande verità: la vita è complessa, ma il museo molto di più. Ecco, mi sono trovata molto d'accordo. Ecco, quindi trasformata la funzione del museo con tutto quello che è stato detto anche prima, quali sono le cose che contano? Io adesso, pensando anche alla mia esperienza, io dico formazione di base indispensabile, attinente alle discipline che sono di quella realtà specifica, esperienza, attitudine al ruolo, che significa senso dell'istituzione e della responsabilità, rigore etico, e noi abbiamo dei codici etici molto precisi, per fortuna, che ci dà la nostra comunità scientifica di riferimento, attitudine alle relazioni e alla comunicazione, trasversalità. Questo a maggior ragione per sistemi museali, perché un conto è avere una direzione di un museo, ma è tutto diverso quando hai museo artistico, un sistema che ha musei artistici, naturalistici, archeologici, come quello di Verona, per esempio, che ti richiede una vastità di competenze. E, ecco, di fatto, purtroppo, cosa succede? Che la diminuzione progressiva di personale comporta che il direttore si trovi sempre più a ricoprire, nella realtà e non nei sogni, le posizioni vacanti, anche a raccogliere i frammenti di quelle altre professionalità. Quindi noi abbiamo una situazione di paradosso, perché da una parte abbiamo dei livelli uniformi che ci dicono dalla norma
Qual è il fabbisogno minimo di personale che deve avere un museo? Ci fa la lista delle professioni, anche quelle più nuove, la comunicazione, il digital, eccetera. Dall'altra parte, spesso è il direttore che fa un po' tutto, la sicurezza, perché non c'è il tecnico sicurezza, cioè, e tutte queste professioni le deve riuscire almeno a comprendere. Quindi, un'altra cosa, Verona quindi, com'è la visione oggi di Verona? Ha avuto la fortuna di avere la continuità di indirizzo, quindi sta lavorando, ha lavorato già da subito sulla conoscenza delle origini, sull'identità e questa memoria collettiva individuale dei musei, approfondendo tanto anche di quelle che sono le connessioni tra i vari musei. Ha avuto la possibilità, grazie a una guida unica, di imprimere una, diciamo, valorizzazione unitaria, una visione unitaria, una forte, insomma, per quanto è possibile, contaminazione di saperi, collaborazione tra musei di discipline, di tipologie diverse, è molto interessante, cioè mettere a confronto. Ci sono stati degli casi, ci sono anche adesso, ma vi faccio un esempio. Il palinsesto delle iniziative per Dante del 2021 ha visto, per esempio, le mostre più in vari musei, ma anche un progetto di ricerca multidisciplinare sul DNA di Cangrande, al quale hanno partecipato storici dell'arte, scienziati naturalisti e universitari. Quindi, cioè, questo è un vantaggio, il fatto di poter avere una regia unica, perché cerca, soprattutto, io mi ritengo anche fortunata, perché come storica dell'arte, lo storico dell'arte è quello che forse ha più l'attitudine e la formazione, è più abituato a connettere, a collegare le altre e a tenere un po' i fili, o comunque sia riesce a tenere questo equilibrio. Ecco, un esempio di strategie gestionali, vorrei dirvi anche, pur essendo anch'io storica dell'arte, ovviamente lavoro per la gran parte su gestione e quello che richiede il nostro profilo. Il nostro piano esecutivo di gestione è stato costruito per una strategia, un'astuzia, perché seguire i programmi dettato che ci dà il codice o la normativa ministeriale non è sullo stesso piano rispetto a quello dell'ente locale. Allora abbiamo cercato di specchiare il nostro piano economico di gestione esattamente sul modello dei livelli uniformi, quindi organizzazione, collezioni, rapporti col territorio, comunicazione. È venuto fuori un PEG che ci permette di stare negli standard per adesso. Altra cosa che abbiamo fatto, un organigramma del sistema museale integrato, che serve molto anche per costruire il regolamento, e in questo, diciamo, ci aiuta a difendere o ad avanzare le proposte per il fabbisogno, per il continuo turnover necessario, perché avendo queste figure che sono necessarie per rimanere nella fascia alta dei musei italiani, il comune capisce che, cioè, è uno strumento valido. Cosa fa il direttore? Tutte le cose che almeno oggi la norma ci dà sono scritte, per esempio, per i musei statali, ma che non sono lontane dai nostri, nel DPCM 169 del 19, che è all'articolo 43, insomma, dà tutto quello che deve fare un direttore. E in questo si ispira alla definizione di direttore di ICOM. Quindi, il Ministero ha proprio adottato questo ed è uno standard internazionale, attenzione, perché ICOM ragiona, anche ICOM Italia ragiona in quella maniera. Quindi dice proprio tutte queste attività scientifiche, tecnico-scientifiche e gestionali. Una cosa che mi ha molto colpito, mi fa pensare a uno degli obiettivi del convegno di oggi, è che per ben due volte si parla di ricerca. Tra le cose che fa il direttore, secondo questo regolamento, c'è: assicura una stretta relazione col territorio anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione. Vabbè. E poi dice il direttore svolge attività di ricerca, cioè svolge. E quindi i cui risultati rende pubblici. È perché capirete che è un po' di nostalgia di quando potevo svolgere, però è una cosa straordinaria le cose che sa fare, che può fare. Quindi, di fronte a questo, rileggetelo, perché questo
è per noi comunque un grande punto di riferimento e lo deve essere anche per le amministrazioni che studiano i bandi e spesso purtroppo chi studia i bandi non è a conoscenza della materia, non è un esperto di tutela, di valorizzazione, non sa niente di musei. Per cui cosa fa? Prende un bando precedente, usa un regolamento per una, parliamo dei dirigenti, del dirigente generico e lo declina alla buona pescando un po' di qua di là o chiedendo al direttore in carico o a altri se possono dare delle indicazioni oppure va a vedere le altre realtà. Pericolosissimo, perché se sono contesti completamente diversi magari non calza su quello che si deve fare. Per i requisiti, e qui ho ascoltato un interessante intervento, se volete, magari l'avete già ascoltato, e c'è stato il 19 settembre dell'anno scorso un convegno proprio sulla figura del direttore al Ministero e c'era un intervento di Leo Antonio Tarasco, che è uno dell'ufficio studi insomma legislativo del Ministero, che ha inquadrato abbastanza bene insieme al gruppo di colleghi. Ci dicono che non esiste ancora una disciplina quadro nel settore culturale, non solo dei direttori, ma rispetto alla sanità le figure professionali non sono ancora veramente disciplinate, ci si affida per lo più alla prassi. Quindi modelli di bando, individuazione della commissione, è tutto basato, affidato alla, diciamo, all'amministrazione che deve bandire. Quindi alcuni, come vedete, fanno il concorso per titoli ed esami, alcuni solo per esami. I bandi hanno a volte hanno un accesso come requisito legato alle discipline attinenti al museo, altre volte non ce l'hanno perché si pensa appunto che ormai la figura è talmente sfaccettata che convenga tenerla più ampia possibile, però questo sicuramente non aiuta. L'unica cosa che abbiamo come appiglio ancora è il decreto legislativo 83 del 2014, quello proprio che arriva per misure urgenti per aggiungere competenze all'amministrazione del Ministero e dice gli incarichi, appunto questi sono quelli tra 3 e 5 anni, a persone di particolare comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi. Io chiudo adesso solo per dire una cosa. Un problema, almeno negli enti locali, dei concorsi per il ruolo del direttore è il fatto, e si vede da chi partecipa ai concorsi, che sono difficilmente attrattivi per figure di stranieri, perché nella, diciamo, quantomeno per il concorso per il ruolo, per l'assunzione di dirigente a tempo indeterminato, perché sono prevalentemente di carattere gestionale amministrativo e uno straniero fa fatica a capire i nostri strumenti e sono poco attirati gli stranieri a partecipare a questo tipo di concorsi. La burocrazia italiana è, come sappiamo, complicatissima. La politica ha un suo linguaggio e come si può dire, come proprio Marco Ciatti ha detto, è una politica oggi trasformata e quindi si fa fatica a distinguere ancora il piano tecnico, tecnico-scientifico da quello politico e quindi spesso gli stranieri non partecipano. Per cui bisogna anche chiedersi nel tipo di bandi veramente andrebbero ancora inserite sicuramente la valutazione di titoli dimostrativi, ma anche delle prove, anche sulla storia delle collezioni, sull'identità, cioè che diano forse una maggiore evidenza anche a una conoscenza veramente della tutela, della valorizzazione. Per cui, ecco, per dare la possibilità anche ai grandi figure che poi sono arrivate anche per esempio nei musei autonomi, i Brad, Bruni, Schmidt, che sono persone coltissime, tanti colleghi, però adesso la questione forse è sul tavolo della giurisprudenza perché vanno stabilite anche delle regole che siano più utili per tutte le amministrazioni che devono fare queste scelte.
Ecco, quindi io adesso vi vorrei anche dire che su questi argomenti, sulla governance dei musei, forme di gestione dei musei proprio di enti locali, ci sarà un convegno il 22-23 novembre a Verona, promosso dal Comune col suo assessorato e alla cultura e ai musei, con il Ministero della Cultura, con Regione Veneto e con ICOM, proprio per continuare lo scambio importantissimo come quello che oggi si sta facendo qui. Quindi siete tutti invitati e naturalmente noi siamo molto coinvolti su queste tematiche, perché sono fondamentali per garantire la vita futura dei musei e anche delle nostre comunità. Ecco. Bene, grazie anche a Francesca De Rossi. Quindi abbiamo avuto tra Brescia e Verona il quadro di due situazioni specifiche e particolari che hanno dato un'idea della complessità della questione. E passiamo ora adesso alla parte finale di questo pomeriggio con la discussione. Allora, ci sono dunque interventi? Ci sono alcuni interventi? Arrivo. Allora, buonasera anche da parte mia, naturalmente. Tante grazie alla signora Roberta e alla signora Francesca, che sono state molto molto chiare su tutti gli aspetti che hanno illustrato, di cui certamente non eravamo a conoscenza, e vi ringraziamo per la vostra opera. Comunque, a riguardo di un tema che è stato al quale si è accennato, la comunicazione trasversale. Io non so se non sono stato attento oppure se non è stato detto, della comunicazione che si dovrebbe fare, a mio avviso, nelle scuole. Cioè, le scuole sono frequentate dai ragazzi, sono il nostro futuro, e bisognerebbe andare, secondo me, di persona, non lasciare solamente all'insegnante di arte, di storia dell'arte, che ha un programma di carattere generale. Però se un esperto del consiglio di amministrazione dei musei andasse direttamente nelle scuole per illustrare quello che è il patrimonio tipico e specifico della località e della città, in modo da poter identificare, instillare nei ragazzi l'identificazione di quello che è lo spirito della città. Quando si visita un museo di qualsiasi genere, ci sono tante opere: archeologia, pittura, raccolte. Se un rappresentante dell'amministrazione andasse direttamente nelle scuole, certamente avrebbe maggior impatto di quello che può essere l'insegnante normale di scuola dell'arte che si ha normalmente. Bene, grazie. Adesso c'era Paola Marini che... Giuseppe Sacca, no, beh, parla tu, dai. No, dico, no, mi pare che ripercorrendo, anche come mi è capitato di fare di recente, anche su un invito cortese di Alessandro Martoni, la storia della formazione dei musei del Veneto, emerge anche un ruolo, come dire, di baricentro che queste figure di direzioni hanno. Se pensiamo agli anni dell'Ottocento, a tutte le traversie politiche che ci sono state, ci sono le stesse figure. Penso a Leopoldo Cicognara per le Gallerie dell'Accademia, piuttosto che a Pietro Edwards, piuttosto che a Gloria, eccetera, che attraverso l'alternarsi delle diversi governi riescono a dare un senso di continuità. Poi idee libere da parte mia,
come la riforma Franceschini ha comunque influenzato anche i musei di enti locali e come, questo è molto forte, come queste direzioni che nel passato sono state decennali, pluridecennali, oggi tendono ad abbreviarsi, e quindi vorrei dire che ad esempio la scelta di Verona di bandire un posto di direzione a tempo indeterminato si segnala veramente, quando oggi molto spesso sia nell'ambito delle fondazioni che nell'ambito dei musei autonomi le direzioni sono a breve termine. Sappiamo benissimo, sono 3 anni, 4 anni, e sappiamo come l'elemento tempo, soprattutto in un paese lento come l'Italia, dove tutti i lavori hanno bisogno di tempo, incide. Quindi questo è un elemento importante. Poi l'articolarsi dei vari livelli, del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico, delle varie forme di partecipazione, che anche questo secondo me comunque è un'influenza positiva che la riforma cosiddetta Franceschini ha anche, così come la trasparenza di tutti questi atti che sono piano di gestione, tutti i programmi, tutte. Quindi diciamo, io adesso parlo in modo, parlo anche in rappresentanza di AMLI, che è l'Associazione Nazionale nei Musei di Enti Locali e Istituzionali, di cui faccio ancora parte. Comunque è molto interessante questo dibattito sulla legislazione nazionale e la sua ripercussione anche sugli enti locali. Grazie, ma vogliamo sentire Giuseppe? Giuseppe forse, Saccassi. Saccassi. Giuseppe Saccassi. Poi, Ecco, sì, grazie. Intanto grazie a tutti. Io volevo un po' riportare, visto che siamo a Venezia, anche l'attenzione sulla situazione veneziana. Intanto mi presento, sono Giuseppe Sacca, sono un consigliere comunale, capogruppo del Partito Democratico appunto in consiglio comunale. Oggi sono emerse tante suggestioni sia sulla missione che dovrebbero avere i musei, in particolare i musei civici, ovvero istituzioni sempre più vicine alla comunità, cioè devono essere parte della comunità, crescere assieme alla comunità, e quindi questo vuol dire cambiare linguaggio, rivedere continuamente i servizi, quindi un organismo che cambia giorno per giorno. Per fare ciò ci vuole una governance adeguata, e qui arrivo alla nota dolente, ahimè, che stiamo attraversando a Venezia, e in particolare nei musei civici. L'aveva già sollevato la Tiziana Plebani in introduzione. E noi viviamo, e dobbiamo essere, io credo, tutti consapevoli e denunciarlo e agire perché questa cosa, come dire, giunga a termine il prima possibile. Noi viviamo una fondazione musei civici che ovviamente ha uno suo statuto, che prevede una governance di un certo tipo, e di fatto questo statuto è stato sostanzialmente modificato, ovvero da circa 2 anni noi non abbiamo un comitato scientifico e da settembre dello scorso anno non esiste più la figura del direttore. Questo è un fatto molto grave rispetto alle discussioni e ai ragionamenti che sono stati fatti oggi, e su questo noi credo tutti dobbiamo fare pressione sempre più forte perché questo venga a, come dire, a terminare, a finire nelle istituzioni, ma non solo nelle istituzioni, perché poi hanno queste scelte di governance hanno ricadute molto forti su quello che è poi appunto la missione delle istituzioni. E infatti noi abbiamo chiesto, al pari di quanto è stato chiesto anche in questo appello che è stato sottoscritto da tante, da decine di persone, che non solo si arrivi all'individuazione il prima possibile di un direttore o di una direttrice ovviamente, ma che questo avvenga attraverso un bando pubblico. Questo in effetti nello statuto attuale della fondazione non è previsto, ovvero l'amministrazione potrebbe arrivare all'individuazione di un direttore senza espletare un bando pubblico, però ci pare assolutamente importante, non solo perché ormai, come è stato detto, questo è quello che viene fatto in tutte le istituzioni culturali, non solo museali, ma anche perché discutere con la città del bando pubblico vuol dire appunto decidere assieme alla città che tipo di obiettivo dare poi alla futura direzione. Io quindi non mi dilungo perché ci sono anche altri interventi, però un convegno come questo è sicuramente particolarmente importante perché ci fa vedere come la situazione oggi a Venezia, a me dispiace, non sono, chi mi conosce sa che non utilizzo spesso parole forti, però oggi la situazione a Venezia per quanto riguarda i musei civici è
veramente tragica, perché non c'è chiarezza nella missione, non c'è chiarezza nella governance, e lo statuto della Fondazione dei Musei Civici de facto, non de jure, è stato modificato. Questo anche visto che siamo anche in uno stato di diritto e quindi la burocrazia e l'amministrazione hanno la loro importanza, delle disposizioni presidenziali che di fatto, ribadisco, cambiano, stravolgono quello che è lo statuto della Fondazione dei Musei Civici, sono atti particolarmente importanti e bisogna sottoporli al dibattito pubblico. Ecco, quindi su questo spero che questa sia una tappa di un percorso che porteremo avanti, ovviamente nel rispetto di ognuna delle posizioni che occupa in città, perché dobbiamo riuscire a far sì che la Fondazione Musei Civici possa raggiungere in maniera sempre più, come dire, tranquilla e ordinata quelli che sono gli obiettivi che andremo a decidere assieme con la città, perché questo dialogo con la città, ho sentito parlare di autonomia, è importante l'autonomia di tutte le istituzioni e ancora più delle istituzioni culturali. Il fatto di non avere una direzione, il fatto di non avere un comitato scientifico, dobbiamo dircelo, è anche una scelta per ridurre il grado di autonomia di una fondazione di partecipazione. Noi sappiamo tutti chi è il sindaco, chi è l'assessore alla cultura di questa città, e credo che oggi dobbiamo dirci anche queste cose, e quindi io ringrazio gli organizzatori, mi spiace, come è stato detto in apertura, che non ci siano rappresentanti della Fondazione Musei Civici e dell'istituzione in generale, dell'istituzione comunale, per poter confrontarsi. Noi ovviamente in Consiglio Comunale, vi assicuro, continuiamo, come si suol dire, a rompere le scatole in ogni momento su questi temi, continueremo a farlo, ma la spinta anche della città per avere delle istituzioni culturali che abbiano una missione, una governance che vadano in linea con quello che è stato detto dell'ICOM, della Convenzione di Faro, è assolutamente importante. Io ringrazio, anche se qua oggi non mi pare ci siano rappresentanti, ma molti sono operatori del settore, quindi fanno parte dell'ICOM, perché la stessa ICOM, quando non è stato nominato il direttore, ha fatto un documento pubblico per denunciare questa situazione. Ecco, comunque c'è ancora molto da fare, perché purtroppo, ribadisco, da settembre siamo già ad aprile e siamo ancora senza direttore. Grazie a tutti. Grazie. Sì, è chiaro che il caso di Venezia ci sta particolarmente a cuore e mi auguro che questo sia il primo momento di discussione, di una discussione che deve necessariamente... Ecco, buonasera a tutti, io sono Babette Trevisan, sono responsabile del museo e delle attività culturali della Fondazione Querini Stampaglia di Venezia, quindi faccio parte di un'istituzione veneziana, però mi sento anche chiamata un po' in causa oggi come membro del direttivo di ICOM. Abbiamo citato più volte ICOM, l'International Council of Museum, e è un'associazione di professionisti che si occupa proprio di musei e che cerca appunto di fare il bene dei nostri musei e dei nostri professionisti. Come ci diceva Francesca, noi siamo stati questo fine settimana a Genova, abbiamo fatto un convegno proprio sulle professionalità, si è parlato di governance, si è parlato di direttori. I problemi che abbiamo trattato oggi sono emersi anche a Genova e, come dirà Francesca, verranno ritrattati a novembre anche a Verona. È un tema purtroppo molto caldo, non solo a Venezia, purtroppo, perché anch'io lavoro qui a Venezia, ma è un tema caldissimo a livello nazionale, purtroppo, sia per il livello alto della governance e poi a cascata su tutti gli altri livelli, perché abbiamo il problema, lo dicevamo appunto anche questo fine settimana, del riconoscimento di tante figure professionali all'interno dei nostri musei, la figura del registra, la figura dei conservatori, mediatori culturali, che sono quelli che si occupano appunto dei bambini, ma in realtà non è solo questo. Quindi questo per dirvi che ICOM, come diceva appunto Giuseppe, ha fatto una raccomandazione su Venezia, ma l'ha fatta anche per altre città, perché il problema si sta purtroppo allargando un po' a macchia d'olio, quindi non vengono selezionati i direttori, oppure si sceglie un direttore amministrativo, magari un funzionario amministrativo,
E purtroppo questo ovviamente sì, è un problema per i nostri musei, perché come diceva appunto Francesca, i musei sono complicati, cioè la vita è complicata e i musei ancora di più, assolutamente. Ecco, l'altra cosa che direi, e poi non rubo altre parole, è che oggi sono usciti veramente tantissimi concetti importanti, quindi la comunità, il museo è al servizio della comunità e deve lavorare con la comunità. È uscito il concetto di accessibilità, di inclusione, di benessere, di educazione. Ecco, i musei hanno una grande responsabilità. I musei non possono più essere silenti, non possono più essere neutrali, ma devono occuparsi dei temi sensibili della contemporaneità. Quindi sempre di più il museo deve diventare un luogo di riflessione e di contaminazione, di apertura, di accessibilità, di inclusione, e quindi è importante lavorare in un'ottica trasversale, sia su competenze diverse, ma una trasversalità anche tra musei, biblioteche e archivi, che è quello che ci sta chiedendo anche la Regione. Adesso i nuovi finanziamenti sono destinati in quest'ottica, lavorare in modo trasversale musei, biblioteche e archivi. Quindi anche questa trasversalità è assolutamente importante, quindi dobbiamo imparare a rimetterci in gioco e a trovare delle nuove modalità di lavoro. Grazie. Buonasera, cioè, ho scelto il logione questa sera. No, buonasera, volevo solo aggiungere una piccola riflessione e anche giustificare il patrocinio magari e il sostegno degli amici dei musei. Esistono queste, si è parlato di comunità, no? Ecco, allora all'interno della comunità cittadina o regionale esistono queste associazioni che non esistono solo a Venezia, l'Amici dei Musei Monumenti Veneziani, ma c'è a Bassano, c'è a Verona, ci sono, c'è credo anche a Vicenza, ci sono un po' dappertutto, che una volta erano basate fortemente sul volontariato di professori e professoresse che di scuola superiore o inferiore, quasi sempre del superiore della storia dell'arte, che a un certo momento della loro vita, quando si poteva andare in pensione in un'epoca, in un'età raccontabile, e poi usavano ancora il loro tempo per quello che era il volontariato culturale e facevano appunto azione di volontariato in questo senso. Ovviamente come tutte le associazioni ha dei soci che vanno in giro a vedere le mostre, fanno attività, fanno viaggi, ma questo non è nulla di specifico rispetto ad altre associazioni. Quello che è di specifico è invece questa azione di sensibilizzazione. Qualcuno diceva prima che il consigliere d'amministrazione di qualche fondazione dovrebbe andare nelle scuole, penso che i consiglieri d'amministrazione abbiano altro da fare, però e forse anche qualche rogna maggiore, però e molto spesso quando queste associazioni hanno cominciato le sezioni didattiche non esistevano, la didattica non esisteva. Oggi nei musei civici la didattica esiste, nei musei nazionali, musei statali un po' meno, in qualcuno anche a Venezia c'è e qualcuno non c'è proprio, e dunque il tentativo di questa azione e di queste associazioni è proprio di mediare questa attività. Così per puro dato di cronaca, gli amici dei musei di Venezia prima del Covid portavano fino a 5.000 studenti all'anno e 1.500-2.000 adulti. Ovviamente i numeri sono tracollati, però siamo riusciti proprio durante le pause del Covid, subito dopo il Covid, a riprendere queste attività per gruppi o per gruppi più o meno piccoli, perché anche poi tutti ci sono le restrizioni, per cui non si può entrare in 25, si può andare in 12, in 15, a seconda delle sale, eccetera. E quindi questo è, però, per tornare al discorso di prima, è una mediazione culturale che credo ancora abbia un senso, e lo dico anche per le scuole, credo che gli amici musei abbiano una convenzione con tutte le istituzioni, fondazioni, museali, veneziani di tutti i tipi, magari ogni tanto scadono, poi si rifanno, ma insomma per dire che questo esiste come, proprio come un'attività che una volta abbiamo chiamato militante, anche se forse la militanza dei primi
delle prime volontarie era più aristocratica che militante, ma insomma qui non c'è più la dottoressa Chiappini, ma insomma, il suo modello era, il modello era quello, chiaramente. Oggi le cose sono cambiate e come, però è cambiato anche il target, perché ormai le professoresse che vanno, non vanno più in pensione a 55 anni, vanno in pensione a 65, e a 65 anni vanno a farsi un viaggio e non portano gli studenti nelle scuole, e quindi il ricorso è a guide, anche qui ulteriori, quindi convenzioni con guide turistiche particolarmente attente, e anche qui con un po' di volontariato, che cercano di guidare dei gruppi anche di studenti che quindi sanno fare la didattica e non sono su guide turistiche in senso stretto, e che quindi hanno un'attenzione maggiore verso questo fenomeno scolastico. Ecco, questo è quello che mi premeva dirvi, perché per capire che la comunità, come dire, è fatta anche di queste intermediazioni. Per inciso, gli amici di museo ultimamente si sono rivolti anche ad altri segmenti, per esempio lavorano molto con i disabili, perché fare dei percorsi, è stato fatto all'M9 per esempio, ma anche alle gallerie credo qualche anno fa, e portare disabili, ipovedenti, ipoacustici, non so se sia giusto questo, ma in una situazione di questo genere permette percorsi di comprensione particolari, e in questi ultimo anno e mezzo è stata fatta un'iniziativa anche con i carcerati e le carcerate dei due case veneziane. Grazie Michele. Perfetto, sì, vieni. Buonasera, mi prendo la libertà di intervenire, anche se non ho competenze specifiche, pur avendo lavorato per vari decenni nell'ambito dei beni culturali, e volevo riferirmi al primo intervento di Zane, mi pare, no? Che ha disegnato un impianto teorico, insomma una strategia di gestione, eccetera, e mi ha molto colpito un punto, e a lui mi rivolgo, non so se c'è ancora. Ah, benissimo. Mi ha molto colpito un punto che adesso dirò, e che non so se questo impianto teorico che ha disegnato sia, diciamo, conforme alle pratiche di gestione dei musei oggi, insomma dei musei che si sono qui presentati e così via, ma una frase mi ha colpito particolarmente, ovvero sia quella che c'è un pubblico che ancora non sa, e che il compito fondamentale, direi a questo punto, del museo è quello di creare il pubblico. Allora, questa frase qui che lei ha pronunciato e così via mi rinvia immediatamente, senza sforzo immaginativo, al marketing pubblicitario. Cosa fa la pubblicità? Esattamente, crea una domanda che non c'è e la crea, e quindi sembra quasi quello che lei ci ha comunicato in questo senso, guardare all'attività museale in senso lato come a un'attività, insomma, che guarda un'impostazione economicistica, mentre in realtà io credo che di fronte a queste questioni, come veneziano so bene, insomma, che la popolazione locale è molto ridotta rispetto ai visitatori che vengono da altre parti d'Italia, del mondo, insomma. Laddove, diciamo, la creazione da formazione di un pubblico sarebbe la strada forse che può portare un po' di salvezza a questa congestione turistica. Ho sentito con molto piacere nella Galleria Accademia la vasta gamma di attività di formazione, però se l'impianto teorico è quello che lei ha indicato, mi fa un pochino temere. Ecco, spero di non aver detto sciocchette, ma... Va interpretato. Io di formazione nasco prima filosofo e poi economista in economia della cultura. Il principio del creare la domanda si relaziona a voler semplificare il principio dell'ascolto, il principio del voler mettere in condivisione
uno sviluppo coprogettuale su una attenzione al pubblico che spesso e volentieri è unidirezionale, cioè si crea l'elemento culturale e lo si propone, mentre talvolta, anzi molto spesso, è meglio creare una relazione profonda col territorio. No, assolutamente, io non sono per il marketing, per la commercializzazione della cultura, ci mancherebbe molto altro, anche ne abbiamo già a sufficienza di queste deviazioni. Il principio di avvicinamento da una nuova idea di cultura si avvicina alla prospettiva di innovazione. Quando parliamo di innovazione, spesso e volentieri noi facciamo riferimento alla tecnologizzazione. No, ecco, la mia interpretazione di innovazione è legata al principio di saper vedere e saper far vedere le cose in una maniera diversa, appunto per creare una diversificazione dei pubblici. La diversificazione non è un aumento del numero dei pubblici, o meglio, se c'è un aumento del numero dei pubblici in alcuni casi può andar bene, però attenzione a eccedere in questa prospettiva solamente numerica, okay? La diversificazione dei pubblici significa proprio quello di andare a diversificare il contenuto culturale per poter coprire il più ampio spettro e la più ampia gamma di pubblici, fornendo la possibilità e gli strumenti affinché la maggior parte delle persone possano riuscire a godere di quel contenuto culturale. In quel senso parlo di andare a creare un'offerta culturale per formare una domanda culturale, perché oggi come oggi ciò con cui si confrontano gli istituti di cultura sono dei nemici potentissimi della cultura stessa, dai centri commerciali banalmente a tutte le piattaforme di condivisione di contenuti come possono essere Netflix o Amazon Prime eccetera eccetera. Per cui l'atteggiamento deve essere quello di riuscire a stimolare dei nuovi pubblici, non andare a fare una vendita, non si va a vendere auto usate o tantomeno omogeneizzati culturali. Per quello la declinazione economica era l'esempio per far vedere come in generale l'ambiente culturale debba cominciare ad aprirsi anche ad altri concetti, ad altre prospettive, che non siano puramente quelle di creare un prodotto culturale offerto oggi. Prendiamo un esempio molto semplice. Oggi i musei, in generale il 90% degli istituti museali italiani, sono determinati su un target ben preciso. Adulti, 40-50 anni, alto titolo di studio, alto spendenti, punto. Questa è la linea, cioè la linea molto semplice. C'è una grave mancanza verso le fasce d'età inferiori, come c'è una grande mancanza verso le fasce di età superiori. Ecco che allora riuscire a far sì che la diversificazione dell'offerta culturale vada a intercettare questi altri pubblici, creando una diversificazione dei pubblici, renda più accogliente e accessibile l'istituto culturale. Questa era l'interpretazione che volevo dire. Prego. Filippo, aspetta, c'era Filippo Carinci prima e poi... Breve riflessione, tornando un po' al titolo del nostro incontro, studiare a Venezia. Abbiamo avuto molti dati, sarebbe molto interessante per esempio avere un insieme di dati relativi alle tesi di laurea magistrale o alle tesi di dottorato che hanno come oggetto il patrimonio presente nei nostri musei veneziani, per esempio. Cioè vedere qual è la presenza, diciamo, di giovani studiosi, al di là di quelli che sono gli aspetti della didattica che può essere esercitata appunto a vari livelli, qual è la presenza di invece livelli di frequentatori, sono anche questi un pubblico in qualche modo, un pubblico di diversa natura, studenti laureandi, dottorandi, giovani studiosi, quello che è il mondo, diciamo, della ricerca che gravita nella sfera dei musei. Sarebbe interessante avere dei dati che naturalmente possono riferirsi non solo alle università locali ma anche a un quadro più ampio, diciamo, di internazionale, un quadro internazionale, vedere quali e quante università straniere per esempio hanno interesse specifico, quindi con assegnazione di tesi di laurea o di dottorato che hanno come oggetto beni presenti all'interno di questi grandi patrimoni culturali che abbiamo a Venezia, sì. E più in generale anche, diciamo, nell'ambito regionale. Sì, questo... studiare a Venezia anche, per esempio, anche quali sono all'interno di queste strutture museali le agevolazioni in qualche modo offerte
a chi studia. Io ho larga esperienza in altri mondi perché mi sono occupato di oggetti molto diversi, quindi ho lavorato poi soprattutto all'estero, però insomma nelle varie situazioni sarebbe interessante vedere quali sono le agevolazioni, gli spazi per esempio offerti allo studioso all'interno dell'ambito di una struttura museale. C'è un grande pubblico, questo grande pubblico naturalmente abbiamo visto come, in quali forme è vero è considerato, però c'è anche questo piccolo pubblico degli studiosi che hanno un ruolo anche importante proprio nell'ambito della ricerca. Come abbiamo ragionato negli altri nostri incontri, il rapporto alle biblioteche e ai musei, anche agli archivi, anche i musei sono dei luoghi di studio e questa categoria di persone meriterebbe un'attenzione particolare. Sì, questo era nell'intervento che ha fatto Tiziana Plebani in introduzione, era una delle ragioni di incontri di questo genere, ecco, studiare a Venezia parte seconda proprio per questo, cioè riequilibrare la situazione, spostare da un interesse prevalentemente turistico, come anche abbiamo, a un interesse che non significa mettere da parte il turismo, significa però riuscire a recuperare e creare i musei, e nel nostro caso Venezia, farla ritornare un luogo di produzione di cultura, ecco, non soltanto di consumo culturale. Ecco. E questo potrebbe, questo appunto, secondo me, appunto dovremmo avere il punto terzo, ecco, cioè un terzo appuntamento che ci impegniamo. Ecco, c'era un altro intervento, ecco. No, volevo riaffermare l'importanza di una segmentazione del target culturale. Io ricordo che con i miei due figli una delle prime cose che ho fatto è stata di portarli al museo della tecnica e della scienza a Monaco, dove si sono divertiti moltissimo e dove sono voluti ritornare. Con la mia azienda, che è un'azienda di profumi, noi abbiamo fatto il museo del profumo a Palazzo Mocenigo ed è stato un esperimento proprio in quella direzione là. È un qualcosa che poi è stato anche premiato come miglior esempio di collaborazione tra pubblico e privato. Dopo ovviamente il privato ha un certo tipo di obiettivi e un certo entusiasmo. Il pubblico ovviamente è molto più restio e quindi là cominciano ad essere poi i problemi di carattere così di diversa visione dell'obiettivo finale che uno ha, che dovrebbe essere però un obiettivo di conoscenza, di formazione, perché per esempio noi ospitiamo una manifestazione importante nell'ambito di un master di alta profumeria a livello internazionale organizzato dai francesi e dalla Università di Padova, e anche questa è una cosa che porta opportunità di trovare un posto di lavoro e così via. Quindi il problema è un po' proprio nell'ambito di quello che voi avete detto tra pubblico e privato, che il pubblico ha, per esempio, non ha nessun obiettivo di profitto, mentre per noi dovrebbe esserci un profitto culturale importante sul quale potersi muovere e rappresentare un punto di riferimento per un certo tipo di attività come può essere quella nostra e tante altre attività. Ecco, questo penso che sia uno degli aspetti più rilevanti quando si parla di attività, non di mecenatismo, perché io non ho mai fatto mecenatismo, ho fatto delle cose nell'interesse della mia azienda, ma che poi hanno dei riflessi in termini di occupazione, in termini di formazione. Ecco, questo voglio dire. Ecco, grazie. Sì, questo è un altro aspetto certamente da prendere in considerazione. Credo che possiamo chiudere. Intanto ringrazio anche a nome dell'Ateneo soprattutto, ecco, tutti coloro che hanno partecipato, e credo che appunto sia opportuno, ecco, proprio dalle cose che sono emerse, riuscire a riorganizzare e a focalizzare l'attenzione verso alcuni degli aspetti che questo incontro ha messo in luce. Grazie a tutti. E grazie.